Tu, nel sabato del silenzio di Dio, sei e rimani la Virgo Fidelis e ci ottieni la consolazione della mente. Che cosa ci dici, o Madre del Signore, dall'abisso della tua sofferenza? Che cosa suggerisci ai discepoli smarriti? Mi pare che tu ci sussurri una parola, simile a quella detta un giorno dal tuo figlio: se avrete fede pari a un granellino di senapa. Che cosa vuoi comunicarci? Tu vorresti che noi, partecipi del tuo dolore, partecipassimo anche della tua consolazione. Tu sai, infatti, che Dio ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. È la consolazione che viene dalla fede. Tu, o Maria, nel sabato santo, sei e rimani la Virgo Fidelis, la Vergine credente. Tu porti a compimento la spiritualità di Israele, nutrita di ascolto e di fiducia. Noi ti supplichiamo, da quale tipo di consolazione profonda sei stata sostenuta nel sabato santo. Siamo certi però che colui che ti ha gratificato di tali doni in momenti decisivi della tua esistenza ti ha sostenuto anche ogni giorno, in continuità con tutte le grazie precedenti. La forza dello Spirito, presente in te fin dall'inizio, ti ha sorretto nel momento buio e nell'apparente sconfitta del tuo Gesù. Tu hai ricevuto il dono di poterti fidare fino in fondo del disegno di Dio e ne hai riconosciuto nel tuo intimo la potenza e la gloria. Tu ci insegni così a credere anche nelle notti della fede, a celebrare la gioia dell'Altissimo nell'esperienza dell'abbandono, a proclamare il comando di Dio nell'amargo, nei silenzi e nelle apparenti sconfitte. Intercedi per noi, perché non ci manchi mai della consolazione della mente che sostiene la nostra fede e fa sì che un dato granello di senapa spunti un albero capace di offrire rifugio agli uccelli del cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Sotto la tua azione cerchiamo rifugio, Santa Madre. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Tu, nel sabato della delusione, sei la madre della speranza e ci ottieni la consolazione del cuore. Che cosa ci dici ancora, o Maria, dal silenzio che ti avvolge? Ti sento ripetere come un sospiro la parola del tuo figlio: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Tu, o Maria, hai imparato ad attendere e a sperare. Hai atteso con fiducia la nascita del tuo figlio proclamata dall'angelo. Hai preservato nel credere alla parola di Gabriele
anche nei tempi lunghi in cui non capitava niente. Hai sperato contro ogni speranza, sotto alla croce e fino al sepolcro. Hai vissuto il sabato santo infondendo speranza ai discepoli, smarriti e delusi. Tu ottieni per loro e per noi la consolazione della speranza, quella che si potrebbe chiamare consolazione del cuore. Tu, o madre della speranza, hai pazientato con pace nel sabato santo e ci insegni a guardare con pazienza e perseveranza a ciò che viviamo in questo sabato della storia, quando molti, anche cristiani, sono tentati di non sperare più nella vita eterna e neppure nel ritorno del Signore. L'impazienza e la fretta, caratteristiche della nostra cultura tecnologica, ci fanno sentire pesante ogni ritardo nella manifestazione svelata del disegno divino e della vittoria del risorto. La nostra poca fede nel leggere i segni della presenza di Dio nella storia si traduce in impazienza e fuga, proprio come accadde ai due di Emmaus, che pur messi di fronte ad alcuni segnali del risorto non ebbero la forza di aspettare lo sviluppo degli eventi e se ne andarono da Gerusalemme. Noi ti preghiamo, Madre della speranza e della pazienza, chiedi al tuo Figlio che abbia misericordia di noi e ci venga a cercare sulla strada delle nostre fughe e delle nostre impazienze, come ha fatto con i tuoi discepoli di Gesù. Chiedi che ancora una volta la sua parola riscaldi il nostro cuore. Intercedi per noi affinché viviamo nel tempo con la speranza dell'eternità, con la certezza che il disegno di Dio sul mondo si compirà al suo tempo e noi potremo contemplare con gioia la gloria del risorto, gloria già che già è presente, pur se in maniera legata, nel mistero della storia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare l'uomo. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Tu, nel sabato dell'assenza e della solitudine, sei e rimani la madre dell'amore e ci ottieni la consolazione della vita. A questo punto, o Maria, azzardo un'ultima domanda. Ma che senso ha tanto tuo soffrire? Come puoi rimanere salda mentre gli amici del tuo figlio fuggono, si disperdono, si nascondono? Come fai a dare significato alla tragedia che stai vivendo? Mi pare che tu risponda di nuovo con le parole del tuo figlio: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Il senso del tuo soffrire, o Maria, è dunque la generazione di un popolo di credenti. Tu, nel sabato santo, ci stai davanti come una madre amorosa che genera i suoi figli a partire dalla croce, intuendo che né il tuo sacrificio né quello del figlio sono vani. Se lui ci ha amato e ha dato se stesso per noi, se il Padre non lo ha risparmiato, ma lo ha consegnato per tutti noi, tu hai unito il tuo cuore materno
all'infinita carità di Dio con la certezza della sua fecondità. Ne è nato un popolo, una moltitudine immensa, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Il discepolo prediletto che ti è stato affidato ai piedi della croce, donna, ecco il tuo figlio, è il simbolo di questa moltitudine. La consolazione con la quale Dio ti ha sostenuto nel sabato santo, nell'assenza di Gesù e nella dispersione dei suoi discepoli, è una forza interiore di cui non è necessario essere cosciente, ma la cui presenza ed efficacia si misura dai frutti della fecondità spirituale. E noi, qui e ora, o Maria, siamo figli della tua sofferenza. Tu conosci, o Maria, probabilmente per esperienza personale, come il buio del sabato santo possa talora penetrare fino in fondo nell'anima per una completa dedizione della volontà di disegno di Dio. Tu ci ottieni sempre, o Maria, questa consolazione che sostiene lo spirito senza che ne abbiamo coscienza, e ci darà nel suo tempo di vedere i frutti del nostro tenerturo, intercedendo per la nostra fecondità spirituale. Non ci si pente mai di aver continuato a volere il bene. Ci accorgeremo allora di aver vissuto un'esperienza simile a quella di Paolo, che scriveva ai Corinti: in noi opera la morte, ma in voi la vita. Tu, Maria, sei la madre del dolore. Tu sei colei che non cessa di amare Dio nonostante la sua apparente assenza. E lui non si stanca di amare i suoi figli, custodendoli nel silenzio dell'attesa. Nel tuo sabato santo, Maria, sei icona della Chiesa dell'amore, sostenuta dalla fede più forte della morte e viva nella carità che supera ogni valore. O Maria, ottienici quella consolazione profonda che ci permette di amare anche nella notte della fede e della speranza, e quando ci sembra di non vedere neppure più il volto del fratello. Tu, Maria, ci insegni che l'apostolato, la proclamazione del Vangelo, il servizio pastorale, l'impegno di educare la fede, di generare un popolo di credenti a un prezzo, si paga a caro prezzo. È così che Gesù ci ha acquistato. Voi sapete che non a prezzo delle cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta e creditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo. Donaci quell'intima consolazione della vita che accetta di pagare volentieri, in unione col cuore di Cristo, questo prezzo della salvezza. Fa che il nostro piccolo sé accetti di morire per portare molto frutto. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta benedetto fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella paura, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.